Ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro Ging. Scusate, e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come potete vedere, siamo su un gioco Pokémon. Diciamo, come potrete notare dalle immagini, è Pokémon Platino. Allora, diciamo, ho già portato serie di Pokémon come Rossofuoco o Let Platinum. Comunque serie che non ho mai concluso perché in ogni caso per un problema o per un altro ho perso i salvataggi. E quindi direi di cominciare con un nuovo gioco che in questo caso appunto è Platino. Allora direi di cominciare subito se riesco a ricordarmi i tasti. Ok. Allora, tranquillamente. Allora, appena ho scoperto il tasto X sarebbe il tasto A. Quindi ora dovrò capire bene gli altri tasti. Allora, ok, le aste freccette mi permettono di andare su, giù, a destra e sinistra. Quindi penso che sia anche per quanto riguarda lo spostamento. Ora devo capire qual è, innanzitutto qual è il tasto B. Allora, innanzitutto, come prima cosa, finiamo bene vediamo di finire per quanto riguarda la creazione del personaggio, quindi devo creare il nome. Allora, tutto il mio nick che ho su YouTube non entra perché lo so per esperienza e quindi tranquillamente ne aggiungerò solo una parte. Allora, questo è appunto per quanto riguarda il mio personaggio. Ora sicuramente appunto il rivale che userò quello del cartone. No, non è con la E ma con la A, che pure non è male come nome. Ok, quindi abbiamo anche il rivale, perfetto. Allora, direi di vediamo di cominciare con la parte quella iniziale di gioco. Ora poi vediamo in che modo sarà utile, cioè nel senso in che modo fare quanti video lunghe. Io non vorrei farli troppo lunghi, però allo stesso tempo neanche troppi. Pensavo che in ogni caso sarebbe utile comunque la parte del livellamento di farlo off camera e quindi combattimenti contro i selvatici o con qualche allenatore di poca importanza di saltarlo dai video. Poi, un'altra cosa di cui vi volevo parlare. E per quanto riguarda no, era qui che volevo andare. I video. Allora, io spesso e volentieri, mentre registro, sto anche su Twitch. Quindi basta che mi cercate, mi chiamo Master431. E lì mentre registro potete vedere che mano a mano, cioè quello che faccio mentre gioco, diciamo. Quindi allo stesso tempo potete guardarmi in diretta o comunque diciamo una sorta di premiere di YouTube, però appunto una diretta vera e propria. Quindi infatti già anche in questo momento sto streamando e potete tranquillamente, diciamo, se volete comunque chattare con me potete tramite Twitch. Allora, ok.
Che è successo? Ah, diventerò non so cosa. Allora, direi. Oh, ah, ok, borsa agenda, sta prendendo tranquillamente. Ora, voglio capire i vari tasti. Ok, con S apro il menu. È già buona cosa. Quindi se S sarebbe il tasto X. Poi non appena avrò le scarpe da corsa, sarà utile capire qual è il tasto B. Allora, il tasto Y mi pare che a platino non si usa tanto. No, mi pare proprio non si usa perché select per gli strumenti. Quindi no, mi pare proprio di no. Ok. Ok, ora arriverà il professor Rowan, perfetto. Sì, infatti il professor Rowan, che ci rende modo molto, cioè comunque dice che sostanzialmente siamo disconsiderati nel gioco, però alla fine. Infatti ci sta chiedendo se amiamo i Pokémon in generale. Ok, quindi probabilmente. Ok, ci darà dei Pokémon. Come giustamente ovvio che sia, perché altrimenti non potremmo cominciare il gioco. Ok, la famosa valigetta di Rowan. Io ovviamente già conosco, ho in mente più o meno la squadra. Quindi alla fine penso che userò sicuramente lo start e già ce l'ho in mente. Ok, sì. Ok, perfetto. Dovrebbe essere sì, esatto. Che volevo appunto Turtwig. Perché Infernape è un Pokémon. Cioè, Chimchar, quindi la sua evoluzione sarà un Pokémon di tipo lotta fuoco. Mentre io volevo un Pokémon fuoco solo, quindi senza doppio tipo. Quindi, ok, Lucinda sempre non tanto intelligente, lo spazio per passare ce l'aveva, ha chiesto pure di passare. Allora, sì, allora ora faremo la prima lotta, che appunto è questa qui contro Barry. E lui ci manda appunto Chimchar, che normalmente il rivale prende il Pokémon che normalmente è in vantaggio contro di noi, mentre normalmente l'altro PNG, diciamo il cosiddetto assistente del laboratorio, se ce n'è uno, prende il Pokémon avvantaggiato rispetto a noi. Quindi in questo caso Lucinda prenderà Piplup. Ci sta pure abbassando parecchio la difesa, Chimchar, sperando che non attacchi subito. Ok, almeno diciamo ora come ora, forse riuscirei a resistere a un attacco solo. Due non credo, quindi spero che magari fa un brutto colpo. No, eh. Ah, ho usato solamente i fulmini squarto. Beh, ben venga. Quindi vuol dire che in questo caso siamo messi bene. Diciamo, la prima lotta l'abbiamo fatta.
69 punti esperienza ci porta praticamente al livello 6. Livello 7? No, livello 7 no. Ok, già subito 500 pochi dollari, ben meglio. Ok. Questa è stata appunto la prima lotta. Sperando che ora finalmente ci daranno le scarpe da corsa. Ok, perfetto, scarpe da corsa. Allora, in questo caso ora. Ah sì, no, in ogni caso c'è legge. Ok, perfetto, mi ricordavo che chiedeva di se voleva leggere le istruzioni. Ok, col tasto 0 è uguale al tasto B. Perfetto. Allora, quindi e non posso. Ok, perfetto. Ah no, ok. Al lago, vero. Abbiamo. Che poi mi impiccio sempre. Cioè, quando parlo, a volte mi dimentico di leggere cioè, leggere i vari dialoghi dei giochi. Ok, quindi penso se SX e. No, se S è sì, X, X è A e Z è B, molto probabilmente A sarà Y, perché giustamente secondo il QWERTY, quindi il tipo di tastiera, secondo quell'ordine dovrebbe essere quello lì l'ordine, cioè in teoria per logica dovrebbe essere quello il tasto. Allora, sì, ok, ora sì, ora penso che finalmente riusciremo ad andare a parlare col professor Rowan per farci dare il Pokédex. Allora, tu, subito sul valico. Allora, direi che le catture e i Pokémon nuovi che incontriamo, se mi ricordo, un giorno mi ricorderò tutti, però almeno all'inizio quelli nuovi sicuramente non li skipperò come combattimenti. Poi se vedo che magari o comincio a non ricordare più i Pokémon già visti, basta comunque vedere il Pokédex, però comunque se dovessi dimenticare o comunque vedo che il video diventa troppo lungo, comunque troppo noioso, comunque taglierò ovviamente. Allora, qui ci spieghiamo. Ok, no, non abbiamo fatto in tempo, cioè ci sta il Pokémon prima. Allora, però qui, in questo caso, tranne per questi Starly che sto incontrando, almeno per subito, forse un altro Pokémon potrebbe essere carino trovarlo, perché non so quanti punti esperienza dovrà stare il livello 2. Però finché non arriva il livello 7 Turtwig, continuerò a combattere anche in video. È un po' ok. Questo era il secondo, cioè nell'altro livello, quindi se incontriamo Bidoof dovrebbe essere qui. E anche lui in questa zona, bene, altrimenti i Starly skipperò l'incontro. Ok, abbiamo ottenuto una pozione. Allora, intanto dobbiamo cominciare a pensare a un soprannome per Turtwig. Allora, comunque io stavo pensando come soprannome a Deku, perché diciamo conoscete tutti il personaggio Deku,
essendo comunque Deku un commersaggio comunque a forma di albero, Torterra ha un albero sulla schiena, quindi sarebbe, diciamo, sarebbe carina l'idea dargli come soprannome Deku. Allora, sì, e soprannome gli daremo Deku. Ora finalmente otterremo forse il Pokédex in teoria. Allora, vediamo un po'. Ok, infatti. Sì, infatti ora sì, ci sta la presentazione. Infatti parla del Pokédex. E finché comunque dobbiamo rispondere in questo caso per forza sì, perché altrimenti rifarà la domanda finché non risponderemo sì per darci il Pokédex. Comunque quello di Sinnoh, in ogni caso, se si fanno tutti gli allenatori, si riescono a trovare comunque tutti i Pokémon, cioè a completarlo. Quindi se magari siete alle prime armi, mi raccomando questa cosa. Allora, infatti sì, eravamo lo stesso, infatti Lucinda a Piplup, come vi spiegavo prima. Allora, direi tranquillamente, se finisce il discorso. Ok, tu ci dai strumenti, dici qualcosa? Invece, ok, lo so, bello, è bel nome. Allora, direi per questo video è tutto. Allora, tra questo video e il prossimo, direi di tranquillamente di portare avanti quelle cose basilari del gioco, quindi la prima cattura, cose del genere. Tanto approfitto per salvare, quindi prima cattura, vedere diciamo, le cose di default di tutti i giochi che magari potrebbero annoiare. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è, mi raccomando di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su tutti i social, quindi Facebook, Instagram e Twitter, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.